Marisa Belisario è amministratore delegato della Italtel, società italiana di telecomunicazioni. È stata responsabile della Olivetti Corporation, azienda dove era entrata nel 1960 come analista programmatrice. Signora Belisario, di solito le ragazze vogliono ballare alla Scala o recitare o magari diventare suore. Come si fa a pensare di realizzarsi dietro una scrivania di manager? Ma io non avevo pensato di realizzarmi così, è stato tutto per caso, come molte cose nella vita. Ho cominciato a lavorare perché mi piaceva lavorare, volevo trovare una mia indipendenza. Mi avevano invitato a fare un corso sui calcolatori elettronici, a quell'epoca erano delle cose quasi magiche, lontane, e allora mi divertiva il fatto di andare a Milano a studiare i calcolatori elettronici, e dopodiché mi sono divertita a fare questo lavoro e ho continuato a farlo. La sua famiglia cos'è? La sua famiglia d'origine? Borghese, operaia? Borghese. Lei ha 23.000 dipendenti. Cosa proverebbe se li vedesse tutti davanti all'idea che la stanno guardando e che dalle sue decisioni dipende lo stipendio alla fine del mese? Beh, io sento un grande senso di responsabilità per questo, anche perché l'azienda ha avuto dei momenti difficili, perché è un'azienda difficile in un momento di conversione tecnologica, perché queste persone 3 anni fa, quando io ho preso l'azienda, l'azienda aveva 29.000 persone. Oggi ne ha meno di 23.000 in realtà, perché stiamo ridimensionando gli organici, perché è necessario per sopravvivere e per avere successo in queste nuove tecnologie elettroniche che stiamo introducendo. E quindi tutto questo mi dà ancora più senso della responsabilità, evidentemente. Pensa sia più facile licenziare un dipendente o uno spasimante? Uno spasimante. Ha mai conosciuto la sconfitta? Sì, certo, ci sono stati dei momenti più felici e meno felici, sia nella mia vita professionale sia nella mia vita personale. Sono stata abbastanza fortunata ad avere più vittorie che sconfitte. Credo che sia impossibile avere solo vittorie. Si dice che tutte le nomine vengono dall'alto, mentre tutti i riconoscimenti vengono dal basso. Lei come si trova con quelli che lavorano con lei? Bene. Mi trovo molto bene. I momenti più felici che ho nel mio lavoro è proprio quando lavoro con i miei colleghi, con i miei collaboratori, quando giro nelle fabbriche, quando la gente mi chiede delle cose, quando tutto sommato ho l'impressione che la gente capisca cosa stiamo cercando di fare, che sia riuscita a trasmettere a tutti il senso degli obiettivi, del fatto che appunto non è una cosa inutile andare la mattina a lavorare, anche se si fa un lavoro ripetitivo nella fabbrica, è parte di qualche cosa più complesso, è parte di un programma più importante, nel caso specifico della nostra azienda, di un'azienda che si occupa di tecnologie avanzate, quindi è importante che il nostro paese abbia queste tecnologie e le abbia in modo autonomo e non soltanto con licenze di paesi stranieri. Ecco, che tutti abbiano il senso di queste cose mi sembra importante. A suo parere, che cosa umilia maggiormente un lavoratore? Che il proprio lavoro, non sapere che cosa fa, non avere il senso di che cosa serve al suo lavoro nell'ambito della fabbrica in cui è, dell'azienda in cui è. Tra l'altro, proprio recentemente noi abbiamo fatto uno studio sull'assenteismo. Lei sa che l'assenteismo è uno dei problemi del nostro paese, uno dei problemi anche delle mie fabbriche. E i risultati sono molto interessanti perché emerge su un campione abbastanza vasto, sia pure in un periodo relativamente breve, emerge che l'assenteismo è più alto in certe categorie di professionalità, o meglio di non professionalità, di persone che fanno lavori ripetitivi, automatici, indipendentemente dal sesso e dall'età. Quindi per esempio si sfata il fatto che le donne sono più assenteiste degli uomini, perché a parità di mansione l'assenteismo è lo stesso, anzi forse le donne, non lo dico perché sono una donna, sono un pochino meno assenteiste, solo che le donne normalmente, anche nelle mie fabbriche, fanno i lavori meno qualificati e in quel tipo di lavoro si ha l'assenteismo più alto, perché si ha la disaffezione più alta anche. Oltretutto fanno anche dei bambini, quindi hanno qualche ragione in più per stare ogni tanto a casa, anche ben motivata. Dicono che l'azienda non deve avere cuore, nel senso che l'azienda non può preoccuparsi di quello che accade dopo certi provvedimenti, ma
Ma quando si firma una carta e da questa carta risulta che 1000 persone il giorno dopo non torneranno in fabbrica, che cosa si prova? A me non è mai capitato, perché abbiamo cercato di ridurre il personale proprio in anticipo e con dei mezzi non traumatici, quindi senza ricorrere ai licenziamenti. Le carte più gravi che ho firmato sono carte che riguardavano la domanda di cassa integrazione, che quindi era un provvedimento temporaneo. Le persone che abbiamo, gli organici li abbiamo ridotti con ricorrendo al volontariato, cioè a gente che appunto con prepensionamento, con mobilità accettava di stare a casa. Ecco, è sempre comunque un senso di grossa responsabilità. Semmai mi è capitato non di 1000 persone, ma che mi venisse proposto il provvedimento verso una persona che si era resa responsabile di un certo numero di infrazioni che prevedevano il licenziamento. Me ne è capitata ancora una qualche giorno fa, e allora tutte le volte mi domando sempre: ma cosa c'è dietro questa storia? E allora appunto in questi casi chiedo normalmente di fare un'ulteriore indagine, magari con l'assistente sociale, perché così non è comprensibile, per esempio, che una persona si assente ingiustificata dal lavoro, malgrado i richiami continui a stare assente. Probabilmente c'è qualche storia dietro. Però evidentemente, dopo che tutti i tentativi sono stati fatti, diventa un problema di giustizia verso tutti gli altri applicare quello che sono le regole contrattuali, ed è difficile qualche volta. Lei al suo posto che cosa rischia? Se sbaglia, se la baracca non funziona, che cosa succede? Rischio certamente di non avere il rinnovo, per esempio, dell'incarico, oppure di non avere possibilità di fare dei lavori anche più importanti. Io finora ho avuto la fortuna, dopo un lavoro, di avere la possibilità di farne un altro sempre più importante. Questo è stato il divertente, tutto sommato, del lato professionale della mia vita. Credo che per me sarebbe una grossa frustrazione se non avessi successo, perché se non avessi successo sarei io stessa che non vorrei fare più questo lavoro. Quindi rischio proprio di non realizzare quegli obiettivi a cui tutto sommato dedico tanto tempo, tanta fatica e tanto impegno. Lei è ambiziosa? Certo. Lei è anche felicemente sposata. Se avesse una figlia e dovesse condensare in una massima qualcosa per aiutarla a vivere, che cosa le direbbe? Un insegnamento? Di fare sempre quello che ha voglia di fare, che ritiene giusto fare. Cioè, io credo che ogni persona deve costruirsi la propria vita personale e professionale. Non vorrei mai imporre a mia figlia di lavorare, di fare un lavoro come il mio, oppure di fare la casalinga o di fare qualche cos'altro. Vorrei che scegliesse. Io credo che il più grande diritto di ognuno di noi è il dovere che ognuno ha, credo, verso i propri figli, di dargli la libertà di scelta. Io l'ho avuta. Che cosa è disposta a pagare per il potere e a che cosa non rinuncerebbe mai? Ma per il potere, non so se poi è potere, per il lavoro che faccio, per in qualche maniera per il successo. Sì, in fondo lei comanda, no? Decide. Sì, ma non è questo, posso decidere delle cose. Io credo che proprio l'operaio, ognuno di noi ha la sua idea, quello che gli manca in certi momenti è la possibilità di concorrere alle decisioni. Esatto, difatti io ho la possibilità di decidere, sono io che prendo le mie responsabilità e le mie decisioni. Allora, che cosa è disposta a mollare e a che cosa non rinuncerebbe mai? Beh, sono disposta a mollare tante cose, per esempio tanto tempo. Io lavoro mediamente molto di più di quello che lavorano i miei operai, ed è giusto che sia così, d'altra parte se non c'è anche una differenza nella busta, se, magari. Certo, se non lo volessi fare non lo farei, peraltro. Mi pare giusto. Però indubbiamente questa è una rinuncia, era una rinuncia al tempo libero, per esempio, è una fatica. Io credo certamente di aver lavorato e di aver faticato tanto, senza voler fare la vittima, perché evidentemente mi sono anche divertita quando ho voluto farlo. Quello che non rinuncerei mai è, in senso generale, alla mia libertà, cioè io non potrei mai farmi imporre una decisione di cui non sono convinta, piuttosto preferirei lasciare il lavoro, anche se è un lavoro a cui tengo molto, in qualche caso l'ho anche fatto, o rinunciare a una promozione, se questo significa sacrificare quello che sono le mie convinzioni. Ecco, forse proprio la mia libertà anche in senso professionale è una cosa a cui non rinuncerei. Ci sono tre nomi che ritornano sempre nella cronaca italiana: Agnelli, De Benedetti e Pirelli. Vuol tentare un ritrattino di questi tre personaggi? Agnelli, due battute, anche una se credo. Beh, difficile, perché comunque è certamente il re dell'industria italiana. De Benedetti, è il viceré? È l'uomo forte dell'industria italiana. Pirelli?
È il signore milanese. Chi è un bravo imprenditore? Di questi tre? No, in genere. Chi è il bravo imprenditore? Un bravo imprenditore è un imprenditore che ha successo, è un imprenditore che riesce a far sviluppare la propria azienda in senso evidentemente sia di fatturato, sia di tecnologie. È un bravo imprenditore qualcuno che tutto sommato contribuisce a creare qualcosa, o crea qualche cosa. Io tutto sommato ho una certa invidia per il signor Armani, che è seduto qua vicino a me, che si occupa di cose molto più frivole di cui mi occupo, di quelle di cui mi occupo io. Ma altrettanto sostanzioso, però, fatturato. Però, torniamo dopo. Però lui ha creato qualche cosa, tutto sommato. Ecco, ha creato Armani. Ha creato Armani. Io non ho creato l'Italtel, ho ereditato l'Italtel. Sto tutto sommato cercando di costruire una nuova Italtel. Lei sa che uno degli esercizi più difficili è mantenere quello che si riceve in eredità. Si guardi attorno e vedrà che ho ragione io. Io non devo mantenerlo purtroppo soltanto, perché guai se mantenessi le perdite che ho ricevuto. E il buon sindacalista chi è? Quello che riesce a capire qual è l'interesse dei lavoratori e non credere che a priori questo è contrario all'interesse degli imprenditori. Il fatto di essere una signora le ha creato qualche inconveniente? O magari qualche vantaggio? Sia inconvenienti sia vantaggi, a seconda dei momenti, a seconda delle vicende. Sempre qualche inconveniente all'inizio, in situazioni in cui ero nuova in un certo ambiente. Qualche vantaggio quando tutto sommato mi ero in qualche maniera consolidata. Grazie.